Un vecchio proverbio abruzzese afferma più o meno che la botte piena e la moglie ubriaca è difficile da ottenere. E allora è meglio accontentarsi di quello che le circostanze concedono e guardare avanti. C'era una volta l'Avezzano che vinceva e dava spettacolo, ma oggi, a 5 giornate dal termine e con la salvezza che ancora deve essere conquistata, sperare di abbinare il successo al bel gioco è praticamente impossibile. La scelta però è quasi obbligata e con i 3 punti conquistati sembra del tutto inutile andare a cercare il pelo nell'uovo della prestazione di qualità. Troppo importante la posta in palio contro i marchigiani del Montegranaro per storcere il naso, soprattutto per un primo tempo decisamente bruttino da parte dei biancoverdi. Ma ad inizio di ripresa ci ha pensato Lucarelli a spostare alcune pedine e come per incanto tutto è cambiato. Primo tempo quindi quasi tutto di marca ospite, con l'Avezzano eccessivamente contratto e timoroso di sbagliare. Ci prova Bisegna al 26esimo su passaggio di Genova. Michele controlla, si accentra per liberare il sinistro, ma la conclusione è sballata. Passa un minuto e Davino deve compiere un mezzo miracolo sulla pregevole girata di Pedalino, che si coordina bene al momento di calciare con il destro. Poi è la volta di Gentile a tentare il colpaccio da una 30 metri, spaventando Davino, che controlla con lo sguardo. In campo sembra esserci solo il Montegranaro e al 36esimo Pedalino si rende nuovamente pericoloso, ma la distanza è eccessiva e Davino blocca sicuro. Altri 2 minuti e Pedalino, ancora lui, riceve, si gira secco sul posto e tira, facendo correre un brivido a Davino e ai tifosi locali. Finisce il primo tempo e i commenti relativi all'Avezzano non sono improntati alla positività, ma al rientro in campo delle squadre Lucarelli cambia qualcosa e così Pollino passa a destra, Di Genova a sinistra e Bisegna torna nella sua posizione naturale di interno sinistro e come per incanto la manovra sembra scorrere più fluida. Meno di 3 minuti e arriva anche il vantaggio, al termine di un'azione abbastanza elaborata condotta da Pollino sulla destra. Prima lui e poi Di Curzio. L'assist all'indietro è per la corrente Censori, che carica al sinistro e batte imparabilmente Marani. La reazione dei marchigiani non si fa attendere e al 5° Venditti ingaggia un duello di forza con Pedalino, che ha la meglio, ma Davino calcola bene il tempo per l'uscita e intercetta il tiro dell'attaccante avversario. Poi Venditti perfeziona il rilancio e il pericolo viene sventato. Un bolide di Gentile da lontano e palla che termina fuori sotto gli occhi di un preoccupato Davino. Al 12esimo l'Avezzano avvia un contropiede con Bisegna che sulla linea di metà campo innesta Pollino. Il numero 7 controlla, rientra sul destro e conclude, guadagnando però soltanto un calcio d'angolo. Passano altri 3 minuti e l'Avezzano raddoppia. I marsicani guadagnano il 6° corner e dalla bandierina la traiettoria disegnata da Bisegna è perfetta per la testa di Menna, che incorna alla perfezione e mette in fondo al sacco. Sul 2-0 l'Avezzano può giocare più tranquillo, ma al 32esimo rischia di riaprire i giochi, quando Cico, in campo da pochi minuti, colpisce il palo alla sinistra di Davino. Al 40esimo i marsicani restano in 10 per l'espulsione decretata nei confronti di Censori, rimasto a terra colpito da crampi. Il centrocampista richiama l'attenzione dell'arbitro usando una terminologia che il toscano Meocci non apprezza e il cartellino rosso è l'inevitabile conseguenza. A procurare qualche altro brivido nel finale di gara ci pensa Davino, che al 44esimo esce a vuoto su una punizione dalla 3/4, che però non frutta niente di concreto al Montegranaro. E in pieno recupero il portiere sbaglia la presa buttandosi a terra nel tentativo forse di guadagnare qualche secondo prezioso in vista del traguardo. Buon per lui che Nazziconi non riesca a metterla dentro. Due partite in una, io dico così, Lucarelli, un primo tempo decisamente bruttino nella ripresa, poi hai cambiato qualcosa nello scacchiere, spostando qualcuno da una parte all'altra, è cambiata un po' tutta l'Avezzano e sono arrivati 3 punti fondamentali. Sì, me nel primo tempo siamo stati contratti, io continuo a ripetere che questa è una squadra giovane che non è abituata a fare questo tipo di partite nel fine stagione, dovevamo trovarci 4-5 punti in più in avanti per non avere l'obbligo di vincere per forza queste partite, però l'aspetto più importante è sì, che nel suo tempo abbiamo cambiato qualcosa, l'allenatore delle volte serve a qualcosa, però soprattutto credo che ci sia anche adesso una crescita, una maturazione da parte di alcuni ragazzi, tipo oggi avete visto Ndiaye che secondo me all'inizio della stagione qua come al solito criticavano in tanti, adesso si sta dimostrando un ragazzo 97 di grande prospettiva. Bisogna dare solo tempo ai ragazzi perché noi ce ne abbiamo diversi bravi
e bisogna capire che questa è la politica giusta per noi, perché Avezzano in questo momento è l'espressione della gioventù, come sapete bene. Fabrizio Grilli, un tempo ciascuno, il primo per voi, il secondo per l'Avezzano. Le occasioni le avete avute, però il gol non l'avete fatto. Detto tutto, no, niente, secondo me abbiamo fatto una grandissima partita su un campo difficilissimo, lo sapevamo, però dovevamo essere più cattivi, abbiamo avuto palle clamorose e devi buttarle dentro. Bravissimo il portiere dell'Avezzano perché ha fatto 2-3 interventi strepitosi, però a questo punto il campionato devi essere cattivo, cinico, se ti vuoi salvare devi buttare la palla dentro. Non l'abbiamo buttata, l'Avezzano un tiro in mezzo in porta ha portato a casa 3 punti e alla fine è onore chi ha vinto, perché il calcio è questo. Però ecco, io sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto, non posso dire niente, però dispiace perché abbiamo avuto grosse palle gol e devi fargli male su queste partite, queste devi essere cattivo.